Buon pomeriggio e buon pranzo, cari amici. Siamo alle 13:07 minuti quasi di questo giovedì 23 luglio 2020. Bene, proprio come l'immagine di copertina, quindi cuore e muscoli. E tutto questo, cari ragazzi, amici miei, è il fantastico nostro gruppo del centro lettura dell'ospedaletto, un progetto nato ovviamente con tanto entusiasmo che ci ha visti anche protagonisti di eventi, una lettura animata dove i bambini sono stati tanto contenti. Siamo pronti insieme ai responsabili, quindi anche a ripartire, a ricominciare ovviamente in sicurezza. Beh, oggi diciamo, abbiamo fatto un ritrovo degno proprio della parola ritrovo conviviale, quindi dopo così tanti mesi, davvero sono stato felice per questo. Poi, insomma, come si fa in queste occasioni? Si parla un po', ovviamente, parlando dal serio, diciamo, discutendo, soprattutto magari, no, come si è passati questi mesi difficili un po' per tutti quanti. E anche io c'ho proprio di fronte a me, ora che sto parlando, la fotografia che ho scelto come sfondo del desktop. Abbiamo anche condiviso, insomma, qualche pasticcino, qualche dolcetto. Beh, avevamo, diciamo, un'assenza importante tra le fila oggi, però recupereremo in gas. Questo per ricordare anche comunque che è un bel progetto quello prima di tutto dalla casa del fare assieme, poi anche dal centro lettura, poi chi frequenta magari come me gli ambienti del centro di salute mentale sa che colui che è stato il bar per tanti e tanti anni fa protagonista di una struttura che ha comunque una grande importanza, diciamo che ecco, saremo molto fieri quando sarà finalmente possibile, no, l'apertura ufficiale, anche perché poi con il giardino, no, unendo quindi natura e quant'altro, anche con per esempio succhi di frutta, infusi. Io quindi con questo videoclip voglio ringraziare, come ho fatto anche di persona, qui i miei cari compagni del centro lettura, pronti ovviamente ad altra lettura animata, ad altra avventura, ad altri momenti conviviali. Ovviamente, caro Salvatore, dico a te non ti preoccupare, la grigliata la faremo in un modo o nell'altro, arriverà la grigliata, a meno che non sto io come sto Cafisso, come in memoria di Luigi con il cesto di banane in mano, perché, cari amici, dovete sapere che c'è uno sfottò simpatico del mio amico Luigi che mi chiama Mister Banana, perché io non tutti i giorni, ma qualche volta, diciamo, porto con me una banana che ovviamente è un alimento nutriente con potassio. Bene, quindi appunto cuore e grinta, gruppo centro lettura. Io vi do l'appuntamento al prossimo video, chissà, forse con proseguo della giornata che ho altri impegni e altre situazioni, ovviamente ci sarà modo di parlarne anche domani. Quindi
Quindi buon pranzo a tutti, ovviamente qui dobbiamo fare un po' la linea perché vedete, insomma, qui con la quarantena abbiamo mangiato tanto e quindi, visto che vi ho qui sul desktop del computer, ciao Titti, ciao Alessandra, ciao Luigi, ciao Brunella, ciao Antonio, ciao Teresa 1 e Teresa 2, ciao Salvatore, che lo sai, sono con te, per le grigliate sono con te. Beh, ciao a tutti, alla prossima. Ciao, forse il centro lettura.